Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Emanuele Vietti e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Oggi torniamo di nuovo a parlare di grafici, ma vedremo un grafico speciale, un grafico non grafico, ossia creeremo un grafico senza utilizzare i grafici di Excel. Sembra quasi uno scioglilingua, però l'obiettivo di oggi è creare il grafico a scacchiera. Il grafico a scacchiera, anche chiamato waffle chart, ossia un grafico che si riempie a quadratini a man mano che viene raggiunta la percentuale del 100%. Lo faremo per singolo prodotto oppure la scacchiera cumulata. E non utilizzeremo neanche un grafico di Excel. Siete curiosi di scoprire come si fa? È semplice, vi do un indizio. Formattazione condizionale. Per scoprire come farlo, subito dopo la sigla, nel frattempo mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con tutte le prossime novità. Per creare il nostro grafico a scacchiera, partiamo da una cartella di lavoro vuota con una semplicissima base dati di origine. Abbiamo un elenco dei prodotti con le rispettive quantità vendute. Per ogni prodotto andiamo a calcolare l'incidenza percentuale sul totale, data dalla formula che prende la quantità del prodotto, in questo caso la cella B3 per il prodotto 1, diviso la somma di tutte le quantità, in questo caso dalla cella B3 alla cella B6, bloccati con riferimento assoluto. Il risultato di questa formula lo vogliamo arrotondato al secondo decimale, in modo che possa essere rappresentato all'interno del nostro grafico a scacchiera. Rientriamo quindi nella formula e aggiungiamo la funzione arrotonda, dove il primo argomento sarà la formula da noi inserita, punto e virgola, il secondo argomento il numero di decimale a cui vogliamo arrotondare, in questo caso 2. Dando invio, la formula può essere copiata su tutto l'intervallo in modo che vengano calcolate le percentuali approssimate di incidenza di ciascun prodotto sul totale. Andiamo a individuare l'area in cui vogliamo creare il grafico. In questo caso non si tratterà di un grafico vero e proprio di Excel, perciò non passeremo dalla scheda inserisci gruppo grafici, ma andremo a utilizzare altre funzionalità appunto di Excel, in particolare la formattazione condizionale. Selezioniamo l'area in cui vogliamo applicare il nostro grafico e andiamo a disegnare il bordo. Dobbiamo poi creare la base per il nostro grafico, perciò selezioniamo un'area di 10 celle per 10, una per ogni punto percentuale, e andiamo ad impostare un riempimento grigio e dei bordi spessi di colore bianco. Dando l'ok, abbiamo creato la base per il nostro grafico. All'interno di queste celle, per poter applicare la formattazione condizionale, dobbiamo inserire dei valori. Nello specifico dovrà ogni cella corrispondere ad un punto percentuale, perciò dovremo partire da 0,01 e in crescendo dovrà arrivare al 10% la prima riga e crescendo sulle diverse righe arrivare al 100% sull'ultima cella in alto a destra. Per fare questo, sulla seconda cella inseriamo una formula prendendo il valore della prima cella più 0,01 e sulla cella subito sopra andiamo a inserire la formula E19 più 0,1. In questo modo, copiando queste formule sull'area che abbiamo selezionato, vediamo che otteniamo il risultato desiderato, partendo dall'1% arrivando al 100%. Selezioniamo tutta l'area e, non volendo visualizzare i numeri, andiamo ad applicare un colore carattere grigio uguale alla base che abbiamo applicato allo sfondo delle nostre celle. Adesso non ci rimane che andare ad impostare la regola di formattazione condizionale per il prodotto 1. Dovranno essere colorate 36 celle, quindi le prime 3 righe, e 6 celle della quarta riga. Selezioniamo tutta l'area, andiamo in Home, Gruppo Stili, Formattazione Condizionale, selezioniamo Regole Evidenziazione Celle, Altre Regole. Selezioniamo in Formatta solo celle con valore minore uguale a
e come riferimento clicchiamo sulla cella C3 che riporta il valore dell'incidenza percentuale del prodotto 1. In questo caso il formato che vogliamo applicare è sfondo rosso e, per non vedere i numeri inseriti all'interno della cella, anche il colore del carattere sarà dello stesso rosso. Dando l'ok, vediamo che in questo modo le nostre celle si andranno a colorare di conseguenza. Se andiamo a modificare la quantità, vediamo che le nostre celle si coloreranno rappresentando l'incidenza percentuale del prodotto 1. Andiamo ad inserire il titolo del nostro grafico. Lo facciamo collegandoci alla base dati d'origine in modo che eventuali variazioni delle descrizioni siano automaticamente riportate all'interno del nostro grafico. Inseriamo una formula molto semplice che è uguale titolo vendite con riferimento assoluto e commerciale per concatenare il testo col risultato delle formule dei contenuti delle celle, aperte virgolette, spazio, trattino, spazio, chiuse virgolette e commerciale e il titolo del nostro prodotto, A3. Invio, vediamo che il risultato è appunto vendite prodotto 1, ma nel caso in cui al posto di prodotto 1 ci fosse scritto mele, il titolo ovviamente si andrà ad aggiornare. Andiamo a formattare il titolo sempre dello stesso colore rosso e in grassetto. Per centrarlo all'interno del nostro grafico, al posto di utilizzare il comando unisci allinea al centro che andrebbe ad unire le celle rendendo difficoltosa la selezione verticale delle singole colonne, selezioniamo l'area in cui vogliamo centrare il testo, andiamo nel dettaglio delle opzioni di allineamento, nella scheda allineamento selezioniamo in orizzontale allinea al centro delle colonne e diamo l'ok. Il titolo in questo modo verrà centrato, ma le celle non risulteranno unite. Dobbiamo ancora inserire la nostra percentuale in modo da poterne dare evidenza all'interno del nostro grafico. In questo caso andiamo ad inserire una casella di testo attraverso le funzionalità della scheda Inserisci, Gruppo Testo, Casella di Testo. Disegniamo la nostra casella di testo qua in alto a destra e andiamo a collegare la casella di testo al valore percentuale contenuto nella cella C3, selezionando la casella, spostandoci nella barra della formula e collegandoci appunto alla cella C3. Dando invio, la casella di testo risulterà collegata alla cella. Andiamo a formattare il nostro numero e andiamo a formattare la casella di testo in modo che risulti trasparente. Riempimento forma, nessun riempimento. Contorno forma, nessun contorno. Il numero risulterà dello stesso colore del nostro grafico a scacchiera. Se valutiamo che la percentuale possa eventualmente raggiungere il 100%, sarebbe bene utilizzare un altro colore in modo che la percentuale sia comunque visibile anche nel caso in cui le celle in alto a destra risultino colorate. Per ripetere lo stesso grafico per gli altri prodotti non dobbiamo ripetere tutta la procedura, sarà sufficiente selezionare il grafico che abbiamo appena creato, copiarlo, incollarlo nelle aree in cui vogliamo creare i nostri grafici e modificare i collegamenti. In questo caso andiamo a modificare i collegamenti del titoli, perciò modificando il collegamento alla cella del nome del prodotto. Modifichiamo i colori. Modifichiamo i collegamenti delle caselle di testo. Andiamo ad allineare in modo omogeneo i formati delle caselle di testo utilizzando copia formato col doppio clic e correggiamo i colori. Adesso non ci resta che modificare le regole di formattazione condizionale applicate ai diversi intervalli. Selezioniamo l'area, andiamo in formattazione condizionale, gestisci regole. Selezioniamo la regola, modifica regola. In questo caso il riferimento non dovrà essere la cella C3, che è quella del prodotto 1, ma quella del prodotto 2, quindi C4, e andiamo a modificare il colore, selezionando lo stesso verde che abbiamo previsto per il titolo.
Ripetiamo l'operazione anche per il prodotto 3 e per gli altri prodotti. In questo modo abbiamo ottenuto il nostro grafico a scacchiere con quattro scacchiere separate. Se i valori dei singoli prodotti andranno a modificarsi, ovviamente i quattro grafici risulteranno aggiornati. Volendo evitare che qualcuno possa andare a modificare i valori inseriti all'interno delle singole celle, possiamo andare a bloccare la possibilità di modificare le celle. Per fare questo e volendo far sì che le celle delle quantità siano modificabili, selezioniamo le celle delle quantità, pulsante destro, formato celle, andiamo nella scheda protezione ed eliminiamo il flag bloccate, in modo che possano essere modificate una volta applicata la protezione del foglio. Dando l'ok, andiamo poi sulla scheda revisione, clicchiamo sul comando proteggi foglio, lasciamo le impostazioni di default, ossia la possibilità di selezionare le celle bloccate e le celle sbloccate. Una volta applicata la protezione del foglio, le celle bloccate, ossia tutte le celle tranne le 4 che abbiamo sbloccato, non potranno comunque essere modificate. Se diamo l'ok, vediamo che le celle del prodotto 2 può essere modificata, ma se ci spostiamo all'interno del nostro grafico e proviamo a modificare o cancellare il contenuto di una cella, la protezione del foglio farà sì che la cella non possa essere modificata. Questo ci protegge da eventuali manomissioni accidentali del foglio di lavoro. Abbiamo così creato le nostre quattro scacchiere separate. Possiamo eventualmente andare a creare la nostra scacchiera cumulata. Il procedimento sarà analogo. Su questo foglio di calcolo, che cosa abbiamo fatto? Allora, innanzitutto vado a definire il bordo del nostro grafico. Abbiamo l'elenco dei nostri prodotti con le quantità vendute. Abbiamo due colonne di percentuali, una che calcola l'incidenza percentuale di ogni singolo prodotto sul totale, una seconda formula che va a calcolare l'incidenza progressiva. È una formula analoga a quella di prima, solo che al numeratore della nostra divisione non prende solo il valore del singolo prodotto, ma l'intervallo è fissato su B3 e perciò, trascinando la formula, avremo che B3 rimane fisso e quindi sommerà l'incidenza progressiva dei prodotti sul totale. Andiamo ad impostare il nostro grafico. La base di origine del nostro grafico andiamo a formattarla sempre in colore grigio con bordi bianchi spessi. Non volendo riscrivere le formule per inserire i numeri all'interno delle celle, sarà sufficiente andare sul grafico che abbiamo creato precedentemente, selezionare l'area, copiare con Ctrl+C e copiare solo le formule. Anche in questo caso andiamo ad applicare lo stesso colore carattere che abbiamo applicato allo sfondo delle nostre celle. Nella sezione destra andiamo a inserire dei collegamenti ai titoli dei prodotti e ai valori percentuali dei singoli prodotti. Andiamo a formattare le descrizioni con i rispettivi colori. Andiamo a inserire il titolo del nostro grafico. Andiamo a inserire le regole di formattazione condizionale. Andiamo nella scheda Home, Stili, Formattazione condizionale una volta che abbiamo selezionato tutta l'area. Regole evidenziazione celle, altre regole. Valore minore uguale a e incominciamo dalla prima regola per il prodotto 1. La percentuale da prendere a riferimento è la percentuale progressiva contenuta nella cella C3. Il formato in questo caso sarà riempimento rosso, colore del carattere dello stesso rosso. Diamo l'ok, ok, e vediamo che le celle incominciano a colorarsi. Andiamo a inserire la parte relativa al prodotto 2, un ulteriore 37%. Formattazione condizionale, regole evidenziazione celle, altre regole,
valore minore uguale a, e andiamo a cliccare sulla cella C4. In questo caso il formato sarà riempimento verde, colore carattere dello stesso verde. Diamo l'ok, ok. Vediamo che c'è un problema. In questo caso il verde sovrascrive il rosso, ma possiamo gestire questo problema semplicemente gestendo l'ordine delle regole. Andiamo in formattazione condizionale, gestisci regole, e spostiamo la regola del prodotto numero 1 prima del prodotto numero 2, semplicemente selezionando la regola e cliccando sulla freccia che modifica l'ordine delle regole. In questo caso, facendo OK, vediamo che otteniamo la scacchiera cumulata. Andiamo a inserire le regole per il prodotto 3 e per gli altri prodotti. Formattazione condizionale, regole evidenziazione celle, altre regole. Valore minore uguale a, selezioniamo la percentuale progressiva contenuta per il prodotto 3 nella cella C5, formato, in questo caso abbiamo colore carattere giallo, riempimento giallo. Ok, ok. Ho fatto un errore, nel senso che l'ho applicato solo ed esclusivamente a questa cella. Può succedere, non c'è bisogno di ripetere tutta l'operazione, sarà sufficiente andare in formattazione condizionale, gestisci regole e qua nella sezione si applica A, copiamo l'intervallo dalla cella del prodotto 1 e lo applichiamo alla cella del prodotto 3. Mentre ci siamo, andiamo a modificare l'ordine delle regole, portando quella del prodotto 3 al terzo posto. Dando l'ok, vedete che otteniamo il risultato desiderato. Ultima regola, se vogliamo anche andare a creare la sezione per gli altri prodotti di colore viola, andiamo in formattazione condizionale, gestisci regole, altre regole. Minore uguale a, in teoria potremmo anche scrivere 1, però selezioniamo la percentuale progressiva che dovrebbe sempre essere il 100% nella cella C6, e in questo caso andiamo ad applicare un colore viola al riempimento e lo stesso colore sempre al carattere del nostro testo. Dando l'ok, ritorniamo nella gestione delle regole e posizioniamo questa regola come ultima nell'ordine. In questo modo abbiamo creato la nostra scacchiera cumulata. Volendo, avremmo potuto anche lasciare l'ultimo prodotto non formattato, lasciandolo di colore grigio, in modo che rimanesse come residuale. Vediamo che all'aggiornarsi della quantità, la scacchiera assume colori diversi rappresentando l'incidenza percentuale di ciascun prodotto. Spero che questo grafico vi sia piaciuto, a me piace un sacco e tra l'altro devo ringraziare uno di voi, Claudio Marino, che mi ha dato l'idea e l'int per andare a costruire questo grafico. Secondo me dovrebbe entrare a pieno titolo nei vostri report perché si addice in modo particolare a rappresentare determinate grandezze, incidenze percentuali, composizioni che spesso magari con la torta classica tonda non riusciamo a rappresentare come si deve. E in più è un modo diverso appunto di rappresentare i dati. Se questo vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo giovedì prossimo con un altro video. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta.